Nel PD ormai ne sono tutti convinti, è sbagliato perdersi in polemiche e scontri interni quando manca poco più di un mese alla presentazione delle liste per le amministrative. Nella tappa di ieri a Cervinare, il senatore Enzo De Luca ha ribadito che il segretario provinciale sta lavorando bene e che bisogna proseguire su questa strada. E anche il neo vice segretario provinciale, Francesco Todisco, ha smorzato i veleni della minoranza interna contro l'asse De Luca Fierro. Credo che il compito dei dirigenti del Partito Democratico sia quello di affrontare i problemi della gente di questa provincia e iniziare a far crescere una nuova classe dirigente affrontando tutti i temi, approfondendoli e finendola di guardare semplicemente al nostro interno. È un atteggiamento, per la verità, insopportabile, ma mi fa piacere notare che in questi ultimi giorni gran parte del dissenso che c'era stato rispetto alle scelte della segretaria è rientrato. Resta il nodo della linea politica e delle alleanze, ma il PD, secondo Todisco, non deve inseguire l'UDC di De Mita. Chi vuole schierarsi con il partito di Via Tagliamento deve sapere che il nemico da battere è il centrodestra a tutti i livelli, da Roma a Napoli fino alla provincia di Avellino. Il Partito Democratico debba essere la punta avanzata di questa opposizione, della costruzione di un sistema alternativo e che non dobbiamo essere noi quindi a porci interrogativi su chi voglia stare con noi, ma debbano essere gli altri a capire se con noi vogliono oppure no costruire un'alternativa al governo di centrodestra. Io sono sempre stato disponibile a ragionare con tutte le forze politiche che però abbiano la consapevolezza di essere alternative a quel sistema di potere. Hotel Ristorante La Locandina, un'atmosfera da sogno per una splendida cerimonia.